Non si era mai visto in Sardegna e a Cagliari 3.700 donne al via di una competizione sportiva, ma probabilmente non si era mai visto nemmeno una gara così partecipata di corsa. Devo dire che partire dalla Sardegna con la prima tappa del circuito 2016 di corsa femminile solidale è stata un grande trionfo per tutti e soprattutto per il territorio di Cagliari e di tutta la Sardegna. Siamo riusciti a raccogliere, grazie alla partecipazione di queste splendide ragazze, di queste splendide donne entusiaste, 4.000 euro di contributo per quello che è il progetto di Domus de Luna, un'associazione importantissima sul territorio, come lo sono anche Donna Ceteris e Peter Pan, alle quali abbiamo dedicato anche un'importante menzione speciale. Ecco, partire in questa maniera per portare avanti un messaggio che riguarda la donna è decisamente un bellissimo traguardo. Adesso saremo a Milano il 10 aprile, poi concluderemo con Trieste il 30 aprile, ma per il prossimo anno a Cagliari già si pensa di raggiungere ancora un traguardo superiori, magari anche numeri importantissimi come 10.000, e potrebbe anche essere che riusciremo a fare una 3 giorni all'insegna di una convention nazionale della donna sportiva, grazie all'apporto del Comune di Cagliari. Anche quest'anno lo sport si sposa con la solidarietà. Sì, anche quest'anno abbiamo deciso di devolvere parte del ricavato di questa gara a un'associazione che si occupa di prevenzione della violenza sul territorio. Parlo di prevenzione perché si rivolgerà soprattutto ai giovani.